Stefano Garzelli, nel 2000 qui ci fu il suo arrivo, la sua vittoria. Cosa si ricorda di quel giorno? Ma il sogno di un bambino che voleva vincere una tappa al Giro d'Italia, che ha realizzato, non mi ricordo la data qual era, però era tappa con arrivo qui a Prato Nevoso, una salita molto tattica, una bella volata, mi ricordo grandi emozioni. Ecco, un giro molto combattuto, soprattutto nelle posizioni di vertice. Qual è il favorito per la tappa odierna? Per oggi è la fuga, c'è una fuga con 10 minuti, quindi penso che Ruben Plaza sia il corridore che potrebbe arrivare vittorioso qui all'arrivo. Ecco, tanti invece ci hanno, tanti tifosi, insomma, sono giunti dalla Sardegna dicendo Fabio Aru può farcela. Ha fatto un giro un po' discontinuo, è partito abbastanza bene, poi ha avuto un crollo. La tappa di oggi si addice alle sue caratteristiche? Si addice, però adesso non so come siamo, ma c'è una fuga di 12 uomini con 10 minuti e sarà quasi impossibile per il gruppo prenderla. Fabio non è in questi 12 uomini, quindi credo che sia quasi impossibile che oggi possa vincere, ma non per le gambe, ma perché la situazione di corsa ha creato questa fuga di 12 uomini molto importanti. A un grande campione che ha vinto qui non si può non chiedere quale sia il segreto per vincere a Prato Nevoso. Non lo dico. No, il segreto non c'è. Forza, testa, cuore, coraggio, gambe, siamo a fine giro, brillantezza, e oggi i coraggiosi hanno avuto anche la fortuna di centrare la fuga, prima ora 48 di media, sono andati forti per trovare questa fuga che hanno preso questi 12 uomini.